Buonasera a tutti e grazie per essere qui e soprattutto a chi è in collegamento, alle imprese per le quali possiamo dire tutti pienamente di lavorare e di aver lavorato duramente in questi ultimi mesi. Ringrazio ovviamente il Presidente Conte per il lustro ulteriore che ha portato a questo patto, che è un patto che appunto è di aiuto al sistema economico italiano e chiaramente al Ministro Di Maio. Quando abbiamo iniziato a lavorare a questa riforma, a questo insieme di riforme che sottendono al patto per l'export, Presidente, non eravamo ancora in fase Covid e addirittura, come lei ha giustamente detto, l'export italiano tendeva ad arrivare a quota 500 miliardi. Eravamo lanciati verso Expo Dubai e le condizioni economiche italiane erano più che rosee dal punto di vista dell'export. Nonostante questo, con il ministro Di Maio abbiamo ritenuto che occorresse riformare per puntare a tre parole a lei molto care: agilità, semplicità e sistematicità, fare in modo che ci fosse una struttura al servizio davvero delle imprese. Puntando a queste tre parole, abbiamo prima di tutto accorpato le competenze per l'internazionalizzazione sotto un unico ministero, la Farnesina, per dare alle imprese un riferimento unico, operativo e che avesse antenne in tutto il mondo. Poi abbiamo eliminato gran parte delle vecchie procedure che sottendevano appunto all'interazione con le aziende e soprattutto, se parliamo di quello che sta funzionando meglio, abbiamo voluto dare una grossa mano per quanto riguardava il finanziamento verso l'export, quindi l'aiuto economico verso le esportazioni, riformando di sana pianta tutto quel mondo legato a Simest, ad esempio. Abbiamo voluto creare un processo lineare, soprattutto, che desse alle aziende una chiara idea di quali fossero gli strumenti a loro disposizione. E lo strumento che ha visto presentato prima, il sito export.gov.it, sarà uno di questi tasselli perché per la prima volta includiamo un meccanismo anche di intelligenza artificiale che permetterà alle imprese di avere risposte istantanee customizzate su di loro, quindi tarate sulla singola impresa. Mai avremmo immaginato che tutta questa idea che abbiamo condiviso ci avrebbe aiutato così tanto con lo scoppio poi dell'emergenza Covid. E le voglio dare qualche numero per quantificare quanto è servito. La richiesta di accesso al fondo di Simest che abbiamo riformato al 39481 fino al 30 giugno era stato per 159 milioni di euro. I dati delle richieste dal 1 luglio al 7 settembre ammontano a 705 milioni di euro. Totalizziamo 864 milioni di potenziali aiuti, quando nel 2019 totale ammontavano a circa 290 milioni. Il che significa una cosa, Presidente, abbiamo semplificato. Le aziende oggi possono accedere agli strumenti e credo che questa sia una missione che dobbiamo tenere sempre presente in tutta l'azione che facciamo come governo. Per questo acquisiamo un po' di lezioni che sono d'oro, secondo me, che dobbiamo portarci nei prossimi mesi. Puntare alla semplificazione dei processi in modo strutturale, mantenere questo dialogo che abbiamo ottimamente aperto a tutti i livelli, dai suoi incontri recentemente svolti a quelli che abbiamo fatto proprio per creare il patto per l'export con tutto il mondo associativo e imprenditoriale. Mantenere buona parte di queste norme dopo il 31-12, quando dovranno, dal mio punto di vista, parte di esse diventare strutturali, puntare alla consapevolezza di questi strumenti verso le aziende, che spesso non riescono a ottenere informazioni sulla presenza di questi strumenti, e poi continuare a puntare in modo pieno alla digitalizzazione e all'innovazione, che devono diventare i nostri cavalli di battaglia. Io ho definito più volte questo processo l'aiuto che può dare il digitale all'umanesimo italiano, anche in campo di innovazione, quella riforma costante che possiamo darci. Questo per dirvi che oggi possiamo contare su uno Stato che veramente accompagna le imprese e lo potremo continuare a fare solo mantenendo aperto l'ascolto. Chiudo ringraziando le imprese, le associazioni di impresa che hanno sempre teso la mano al governo, cercando di superare a volte anche visioni diverse e collaborare per arrivare al risultato. Ringraziando tutto il sistema ovviamente della Farnesina, di Cassa Depositi e Prestiti, di tutti gli altri interlocutori che hanno reso possibile tutte queste riforme. Ringraziando il Presidente del Consiglio che ha sempre sostenuto queste riforme al Consiglio dei Ministri e ovviamente ringraziando in particolare il Ministro Di Maio per il lavoro svolto in Farnesina e per la fiducia che ha dato anche a me per poter portare avanti questo progetto. Vi ringrazio tutti e buon lavoro e credo che abbiamo tanta strada da fare ancora insieme.